Salve squadra! Ve l'ho detto che nel 2024 facevamo una figata! E come avrete intuito ho anche speso un sacco di soldi ovviamente, quindi se volete darmi una mano, appunto non lo so, potete lasciare mi piace, commentare, lasciare una donazione, prendere il libro. Dov'è il mio libro? Eccolo qua, lo prendiamo da qui, sì, perfetto. Tutto al proprio posto, ecco. Tutte queste, insomma, straccionate da youtuber, la storia la conoscete. Noi oggi ricominciamo a parlare subito di questo pazzo mondo parlando di un tema molto simpatico, ossia del conflitto interno tra il nostro governo eletto e invece la classe dei militari a proposito di una figura controversa che, come la storia insegna, è esattamente il tipico simbolo di stabilità e democrazia all'interno di un paese. Perché iniziare nel 2024 con un bel colpo di Stato è appunto un bel colpiccione. Quindi parliamo della questione di Crosetto, di Vannacci e degli altri papà dell'esercito italiano. Vediamo la cosa. Sigla! Vannacci lo conoscete. Roberto Vannacci è un militare, nello specifico già capo di Stato Maggiore, più diversi incarichi da comandante di diversi corpi militari. Nel corso dell'ultimo anno è diventato famoso per aver pubblicato il suo libro Il mondo al contrario, una lunga serie di riflessioni su temi di ambiente, politica, diritti sociali e civili. E come immaginerete, un libro intitolato Il mondo al contrario, scritto da un militare di mezza età, sarà sicuramente un'analisi approfondita e sofisticata del presente. Proviamo a leggere un po' qualcosa. Sui diritti civili. Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione. Non solo ve lo dimostra la natura, che a tutti gli esseri umani normali concede di riprodursi, ma lo dimostra la società. Poi, femminismo e famiglia. Generalmente la madre si è essenzialmente presa cura della famiglia. Se la famiglia esiste da millenni sotto la forma tradizionale, un motivo ci sarà. Squadra che vince non si cambia. Poi ci sono i fondamentali interventi sull'italianità e sull'integrazione, con degli esempi specifici. Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e le statue che dagli etruschi sono giunti ai giorni nostri. Perché il generale ha sangue italiano, infatti dice: ritengo che nelle mie vene scorra una goccia del sangue di Enea, di Romolo, di Giulio Cesare. Certo, peccato che Enea era medio orientale, Romolo non esisteva e Cesare ha preso tanti cazzi quante province. Ora, l'ignoranza esemplare nel parlare di questi temi orrendi è eccellente, nel senso che palesemente questo signore non sa di cosa sta parlando, nessun argomento è vagamente studiato, ma le riflessioni riflettono esattamente il pensiero dell'abitante generico italico. E infatti questo libro ha venduto la bellezza di 93.000 copie prima di Natale, quindi possiamo immaginarci che abbia superato tranquillamente le 100.000. Lo sapete, io scrivo romanzi, vi ho fatto una testa così soprattutto con questo ragazzo qua, ma il punto che in questo paese, e ve lo giuro, la gente non legge, leggono pochissime persone, molto spesso ragazze. Infatti le primissime persone che recensiscono i miei libri sono sempre delle ragazze, potete controllare tranquillamente su Amazon. E per dirvi, un libro può dire che è andato bene in questo paese quando vende una cosa come circa 2000 copie, niente. E questo libro del generale fa anche molto sorridere, perché è la solita storia. Di nuovo, siamo nel paese dove adesso governa il governo più a destra della storia repubblicana, con una coalizione con una maggioranza schiacciante, e c'è il militare di mezza età che racconta in un libro che i gay sono cattivi, i neri non sono buoni, la pasta asciutta invece è deliziosa, più altri ragionamenti su Giulio Cesare e tante altre cose, e chiama questo libro Il mondo al contrario. L'eccellente, irrefrenabile vittimismo della classe dirigente che si racconta aggredita, che si racconta sotto assedio, che si racconta annichilita, quando in realtà governa ogni cosa. Che figo, che figo. Ora, come avrete immaginato, un uomo del genere ha attirato molte attenzioni sia nell'esercito, ma soprattutto nella politica. Il ministro della difesa Crosetto, una delle poche teste pensanti dell'esecutivo, che, come la Meloni, cerca di evitare di trasformare la sua coalizione in un cacatoio a cielo aperto, ha in un primo momento avviato un'indagine disciplinare per il libro, considerato disonorante, e poi lo ha rimosso dall'Istituto Geografico Militare, un ruolo comunque di livello. Ma, di recente, è scoppiato un casino, perché il generale è passato al ruolo di capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Operative Terrestri. E questa è una scelta dell'esercito, non di Crosetto. Ora, il titolo suona anche figo, ma in realtà non è che sia sta gran cosa. È uno dei tanti titoli doppioni, molto spesso inutili, che appunto Crosetto, nel corso delle sue riforme, vuole tagliare.
È sostanzialmente un capo di gabinetto, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che gli alti papaveri dell'esercito, di nuovo dell'esercito, non delle forze armate, sono andati a premiare attraverso la gerarchia comunque un personaggio che è stato preso di mira dal ministro della difesa, quindi che è stato preso di mira dalla politica. Quindi c'è un attrito mica da ridere e anche spavalda la cosa. Vannacci è sulla bocca di tutti e sembra ricevere candidature da tutti, tanto per cominciare dalla Lega, che come ovvio lavora ai fianchi per succhiare via elettori alla Meloni, ma ha ricevuto proposte anche dal movimento di quel vecchio fascistello di Alemanno. E quando il ministro della difesa, il numero due del partito, se la prende con lui, ecco che viene premiato dai papaveri dell'esercito, comunque con un ruolo coerente con il suo percorso. Il fatto che Crosetto non abbia formalmente punito Vannacci, ma abbia sicuramente cercato di limitare, nascondere addirittura questa sua enorme popolarità, perché appunto era lui quello che l'aveva fatto rimuovere comunque da una posizione di prestigio che era l'Istituto Geografico Militare, beh, questa cosa ha fatto infierire non poche persone. Uno di questi è l'ex generale dello Stato Maggiore Pietro Laporta, che nel suo blog ha attaccato Crosetto e la Meloni, dicendo che in fondo ogni militare, a meno che non parli di questioni riservate, ha il diritto di esprimere la propria opinione, sempre, e cita il codice militare. Ma questa è una lettura un tantino esclusiva. Quando infatti parliamo di così alte cariche dell'esercito, una categoria così importante, così delicata per il nostro assetto costituzionale, non stiamo parlando soltanto di opinioni, belle e brutte che siano, che di doveri situazionali che sono legati a delle cose che sembrano sciocchezze, in realtà sono non solo molto sentite, ma anche molto importanti, come per esempio l'onorabilità della divisa. Ossia, per farla breve, non è che se per caso sei un soldato, o meglio, sei un generale così importante, così alto, tra l'altro anche con un bel pedigree, questo qui è stato comandante della Folgore, del Colmoschine, beh allora per un paio di opinioni molto sciatte, molto stupide, puoi metterti a fare la cacca sulla divisa tua e quella degli altri. Ci saranno altri generali, ricordiamoci, dell'esercito, che continueranno ad attaccare Crosetto, la Meloni, su giornali, su blog, in interviste. E allora a questo punto, perché questa aggressione nei confronti del governo e soprattutto di Crosetto? Cioè, Vannacci è veramente un personaggio così importante? O forse è il suo libro che è veramente così importante? Cioè, tutto questo casino è per il suo libretto? Perché devono proprio insistere sul fatto che hanno il sangue di Cesare? È davvero così importante? In realtà no, la cosa è un tantino più profonda. E la possiamo dividere in due aspetti. Un aspetto politico e un aspetto invece proprio della gestione dell'apparato militare. Crosetto è sì il numero due di Fratelli d'Italia, ma a differenza della generazione di Atreiu, della Meloni, di Lollobrigida e di tutta quanta questa classe dirigente che ancora oggi è convinta di essere gli hobbit del mondo contemporaneo e non a caso negli anni 80 avevano messo su i campi hobbit, beh ecco, lui è un uomo di un certo spessore. Battuta non intesa. È un uomo più delle istituzioni che non di destra, soprattutto questa destra. Arriva dalla DC, da Forza Italia, ha una grande esperienza internazionale e un grande legame con il settore della difesa, della tecnologia e dell'innovazione. E nel tempo ha costruito un sistema su più terreni in nome della mediazione politica. Che è forse il suo marchio di fabbrica, proprio la mediazione, è uno degli uomini più importanti di questo governo. Senza di lui probabilmente la Meloni non riuscirebbe a tenere in piedi tutta questa coalizione. O addirittura il partito, voglio dire, provateci voi a gestire un partito dove ogni giorno accade qualcosa. Cioè, voglio dire, solo la settimana scorsa, letteralmente, uno del partito si è messo a sparare per strada. Letteralmente, ci sono questo tipo di problemi. In virtù di questa sua capacità, Crosetto è vicinissimo al Quirinale, con un'attenzione legata al rapporto tra Italia e Europa, sul mondo dell'innovazione e dell'intelligence, e questo fa di lui un ministro che in molti aspetti ha proseguito il suo predecessore del PD, Guerini, e in questo modo probabilmente deludendo diversi alti ranghi dell'esercito. Di nuovo, l'esercito, non tutte le forze armate. Perché? Perché l'esercito in Italia è sempre stato percepito, e si è a lungo percepito, come il corpo più importante e rilevante di tutte le forze armate, ma che con l'evoluzione dei conflitti, la cosiddetta guerra ibrida, le guerre asimmetriche, l'uso della tecnologia e dell'intelligence, e ovviamente le caratteristiche della nostra nazione e delle nostre sfide, beh, questa componente ha perso sempre di più questa sua assoluta centralità e primati. Quindi non è difficile immaginarsi che arrivata la Meloni, Crosetto, la Russa, no? Che gente proprio che è la patria, l'esercito, riprendiamoci la Libia.
tutte quante queste cose si aspettavano di poter riprendere un attimo questa centralità o comunque riottenere questa grande importanza. E invece si sono beccati quello che potrebbero considerare il proseguimento del PD, del Partito Democratico. Quello che hanno riottenuto al massimo è strade sicure. Cioè questa cosa dei soldati in giro per le città armati in mezzo alle strade, una roba fuori di testa, non deterre, non funziona, però la vecchia che gira intorno per la città che non ha niente da fare perché è pensionata è contenta e allora vota. Perché in questo paese votano soltanto gli anziani hanno tutto il potere economico, gli anziani votano e continuiamo a far finta di niente. Questo... Andiamo avanti. Quindi c'è un aspetto politico di contrasto, ma anche c'è un aspetto di gestione delle strutture dell'esercito e soprattutto del suo bilancio. Ed è esattamente lì che Crosetto e i militari adesso si stanno davvero scannando. Quando ci sarà il colpo di Stato e sarò costretto a informarmi con la rete internet bloccata dal regime del maresciallo Fasciolo, spero di poterlo fare con il miglior VPN in circolazione. Surfshark, che anche quest'anno è con noi. Ok, d'accordo, ma che cos'è Surfshark? Che cos'è una VPN? Cosa fa? È un servizio online che, attraverso la crittografia dei nostri dati, protegge la nostra navigazione, per cominciare da tutti quanti i grandi pericoli dell'internet. Pericoli e minacce sempre più invasive. Tipo tentativi di phishing, carognate come tracciamento dei nostri dati personali poi venduti a data brokers, oppure quella classica valanga di virus che si nascondono a ogni passo falso, in particolare nelle reti wifi pubbliche, estremamente pericolose. E Surfshark ci difende esattamente da queste cagate, ma non soltanto perché grazie a Surfshark abbiamo anche un'importante serie di vantaggi. Per esempio, con un pulsante, noi possiamo simulare che la nostra connessione arrivi da un altro paese. Così possiamo accedere a quei contenuti che sono disponibili solo in un altro paese e di conseguenza agli sconti disponibili solo in un altro paese. E in effetti cambia tanto. Oppure potremo accedere a contenuti che non sono disponibili qui in Italia, per esempio eventi sportivi. E inoltre c'è ancora l'offerta esclusiva d'inizio anno, perché se per caso utilizzerete il mio codice sconto GIOPIZZI, utilizzando il link sotto in descrizione, avrete non solo l'83% di sconto, ma anche 6 mesi gratis. Di solito sono 3, adesso sono 6. Mezzo anno gratis, cioè vi scrivete adesso mezzo anno gratis. È una figata, è sostanzialmente una figata. Quindi è fondamentale per la nostra sicurezza. Costa poco, c'è lo sconto dell'83% e c'è anche mezzo anno gratis, letteralmente. Quindi se la cosa vi interessa, io non posso fare altro che consigliarvela. Il link, come al solito, è in descrizione. Surfshark, proteggi le tue cose. Chiariamo una cosa, Crosetto è certamente un uomo rispettato, ma non è un uomo che potremmo considerare prettamente militare. Nel senso che non è, come molti suoi predecessori, un uomo legato alle linee di comando operative, ma è un uomo con un'ottima conoscenza dei meccanismi dell'industria della difesa e delle dinamiche politiche che ne seguono. O, se volete, non è un militare, ma un mediatore, un amministratore che sa come portare a casa un progetto e che sa di doverlo fare al meglio dell'efficacia e del costo. E il contesto storico in cui si sta muovendo questo governo, in cui ci stiamo muovendo noi altri, beh, sta cambiando. Abbiamo visto che le guerre ci sono tante, e ci siamo ricordati, forse solo di recente, che la pace e la democrazia sono delle cose che vanno conquistate e difese sempre. E come ci siamo raccontati in molti altri video, il nostro paese in questo periodo sta studiando una nuova prospettiva geopolitica, costruita sulle nostre capacità e anche sulle nostre debolezze. E il fatto è che, a prescindere dall'opinione politica, che a questo, se volete, ricalcolo, ripensamento alla nostra posizione, è abbastanza fondamentale, proprio per il tipo di paese che siamo noi. E noi siamo un paese marittimo, un paese che deve fare forza della sua posizione strategica e delle sue sfide conseguenti. Quindi le nostre forze principali sono diventate sempre di più quelle della marina e dell'aeronautica. Proprio di recente abbiamo parlato degli importanti investimenti impiegati in queste due componenti e dei nostri importanti risultati. Sottomarini di ultima generazione, nuovi navi della miglior tecnologia, studio di applicazione per armi a energia diretta, caccia di sesta generazione che possiamo progettare e costruire con una filiera interna completamente indipendente. Mentre le forze terrestri dovranno affrontare non solo una relativa riduzione dei fondi, ma anche una profonda riorganizzazione, che andrà nella direzione dell'unificazione di comandi e dell'eliminazione di strutture duali ritenute ridondanti, la cui ottimizzazione, da un uomo attento al tema dell'innovazione d'arma e di processo come Crosetto, è ritenuta prioritaria per mettere in campo nel migliore dei modi la corsa della spesa militare al 2% del PIL.
Crosetto su questo è stato molto chiaro. Nel 2023 va a dichiarare che sarà necessaria una profonda evoluzione in chiave interforze dello strumento militare sul piano ordinativo, logistico, tecnologico e normativo. Sono molte le iniziative da avviare per una simile condizione, a partire da una revisione delle strutture di vertice che elimini le duplicazioni non dettate alle esigenze di ridondanze operative e che consente il miglioramento della qualità e del contenimento dei tempi nei processi di lavoro. Unire i comandi, eliminare delle strutture e quindi anche una ristrutturazione dei vertici militari. Inutile dire che una situazione del genere per molti alti militari potrebbe non essere bella, per niente. E quindi vediamo bene che in fondo la questione Vannacci è in fondo soltanto un'occasione per fare casino, per rispondere, perché Vannacci ovviamente è un esempio perfetto. È un ufficiale di terra, operativo, con una indiscutibile capacità di comando, infatti ha guidato anche dei corpi importanti, ha ottenuto degli importanti successi e appunto rappresenta proprio l'eccellenza di quel mondo che ormai, almeno per il momento, non ha più questa totale rilevanza. Quindi, quando questo signore viene aggredito da parte di colui che porta per primo avanti questa trasformazione, appunto Crosetto, è irrilevante che la questione sia politica, che la questione sia il libro. Perché Vannacci, o meglio il suo libro, non sono niente, cioè proprio non portano nulla di nuovo, sono le solite quattro minchiatine che sentiamo da sempre: donne cucina, neri cattivi, neri italiani forse, ma noi italiani sul serio, noi invece figli dei romani. Sono le solite quattro sciocchezze che gli italiani si ingozzano e non c'è nulla. Ecco, forse la più grande colpa di questo libro è che è proprio pigro, cioè proprio non c'è niente, e questa cosa è pazzesca, no? C'è questo enorme mondo culturale della nuova destra che non fa altro che lamentarsi, ma poi quando c'è da creare qualcosa non c'è niente, non c'è mai niente. È una pigrizia ingiustificata. Avete tutto il potere, avete San Giuliano e tirate fuori... È abominevole. Comunque, per tornare a noi, il punto di vista di questo mondo militare non è: minchia, hanno attaccato il libro, figa, il libro è fondamentale. Gliene batte probabilmente anche la minchia il libro, perché non credo, cioè va bene essere di destra, però queste qua sono proprio due cagate. Il punto semmai è: hanno attaccato uno di noi, dobbiamo far qualcosa. Quindi nel mondo della difesa abbiamo due anime: una politica legata al mondo dell'innovazione e dell'industria militare, quindi impersonata dal ministro Crosetto, e invece una dei settori operativi, terrestri, che in seguito a questo affare di questo personaggetto, anche se butta merda sui militari tutti, perché lo fa, e questo lo dico perché ogni tanto ci sono dei militari che mi scrivono per dirmi cosa ne pensano di questo, di quest'altro, soprattutto sull'Ucraina, ma il punto è che se per caso un signore del genere scrive una roba simile solo per avere un po' di attenzione, vi smerda tutti. E appunto questo signore vi fa fare, che lo vogliate o no, una figura orrenda. Beh, questi signori preferiscono schierarsi dalla parte del personaggino e opporsi al ministro, politicamente in questo modo, facendolo passare, anche legittimamente, a un ruolo di capo di gabinetto, appunto capo di stato maggiore delle forze operative terrestri dell'esercito. Attenzione, ricordiamo, nel percorso di Vannacci non c'è nessuna ingiustizia in questo passaggio, e appunto, attenzione al passaggio, perché adesso non è che è diventato capo delle operazioni terrestri, no. È un ruolo al Comfort che ha un generale, appunto un comandante, che è il generale Camporeale, il vice comandante, che è il generale Restuccia, e poi c'è il capo ufficio operazioni, che è appunto Vannacci. Si tratta della terza carica operativa. Quindi per una persona come Vannacci questo non è lo scattone, è un passaggio anche ragionevole. Però appunto il fatto che sia stato comunque messo lì è una sfida nei confronti di Crosetto, che ha cercato di isolarlo. Anche perché si tratta di dare forza a una figura che in questo momento, oltre che essere molto controversa, è anche molto conosciuta, e che, se per caso viene lanciata in politica, rischia di diventare un danno per la maggioranza, perché certamente questo personaggio ormai non sarà certo di Fratelli d'Italia. Pertanto, se in questo momento almeno una sezione dell'esercito cerca di scontrarsi con la dirigenza del governo, con questa figura che loro considerano identitaria, beh, a questo punto c'è anche la stampa opposta, appunto la stampa progressista, se vogliamo chiamarla così, che sta facendo il loro gioco inconsapevolmente. Perché non fanno altro che raccontare questo passaggio di Vannacci come appunto un passaggio a un ruolo di comando, un ruolo molto più importante, cosa che non è. E quindi spingono ancora di più sull'identificazione tra questo grande generale italiano e la destra di governo, no? Esattamente quello che Crosetto voleva evitare. E in tutto questo casino in realtà c'è soltanto un vincitore, che è Vannacci stesso.
Se voleva l'attenzione, l'ha avuta. Se voleva vendere il suo libro, ne ha venduti a decine di migliaia. Se voleva rilevanza per ottenere ruoli o forse occhi di riguardo per qualche scatto, in un periodo in cui l'attenzione per i generali continua a diminuire, beh, ha ottenuto anche quello. Non è difficile immaginarsi una seconda fase di questo confronto tra il governo e i militari, in cui i militari promettono di, in qualche modo, tenere buono Vannacci con chissà che cosa, magari chi lo sa che quale promozione, e in cambio appunto che da parte del governo ci dovrà essere un'attenzione più particolare all'esercito. Sempre che non si metta di mezzo, Mister Genio, sempre goloso di voti, tirando dentro anche il nuovo Hemingway di La Spezia, candidandolo alle europee o al prossimo giro delle politiche, perché no? In fondo Forza Italia non sembra voler cedere e a quanto pare Fratelli d'Italia sta cercando di darsi un tono, soprattutto per quanto riguarda le europee. E allora a questo punto perché non tornare a solcare le praterie della destra più porcona che tanti voti ha regalato a Salvini? Vannacci ovviamente le prende tutte, ostilità a Bruxelles, ostilità ai clepto burocrati, gay, femministi, salamadonna, poi venature identitarie, tutte gli immigrati cattivi, la solita roba, la solita vecchia roba. In seno alla Lega ovviamente c'è un dibattito su questo punto. Giorgetti, per esempio, il ministro dell'economia, queste cagate se le vuole risparmiare, ma d'altronde è il potere il fine ultimo, quindi basta arrivare con un'importante pattuglia nell'Europarlamento e quindi alla fine sì, perché non tornare alle origini, diciamo? E infatti per la terza volta dal Conte 1 Salvini è al tempo stesso sia dentro che fuori al governo. Dentro perché ovviamente fa parte del governo inventandosi la figata del ponte, e fuori perché ha indossato nuovamente i panni del capitano per fare pressing elettorale sugli alleati, su Forza Italia, su Fratelli d'Italia, oltre che cercare il meglio che la destra ha da offrire. Persino il suo vice Andrea Crippa, che in passato aveva tentato di convincerlo a scaricare gli scomodi alleati europei, è tornato in prima fila nella lotta contro l'Europa degli abusivi. Ecco dunque il ritorno ai soliti cavalli di battaglia, la lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina, le carezze ai movimenti sovranisti di Wilders, Marine Le Pen e la tedesca AfD, persino alla creazione di un, diciamo, nuovo nemico, cioè la CGIL di Maurizio Landini. Insomma, si torna all'usato sicuro, il sovranismo in purezza. Tornando a Vannacci, se effettivamente si concretizzerà questa sua avventura politica, beh, lì potremo vedere proprio in che modo questa destra, questo governo, vuole restare al potere. Perché adesso sta affrontando un'altra istituzione che, volendo, e non a caso, sta adesso dandogli non poco filo da torcere. Quindi che sia questo, o che il processo di normalizzazione di Crosetto delle figure militari vada a buon fine, beh, in realtà, a prescindere da tutto ciò, ne vedremo delle belle. In realtà poi è passato poco più di un anno e abbiamo visto veramente di tutto. Bello, brutto, abbiamo visto proprio ogni cosa. Non possiamo vedere un po' meno? Oh squadra, questo era il primo video dell'anno, il primo video del 2024, il primo video in cui siamo nello studiolo nuovo! Ah, che bello! Devo modificare un po' di cose, c'è ancora l'audio un po' da sistemare, ci sono un sacco di cose fighe da gestire. Ah, voglio ringraziarvi per tutti quanti quelli che mi hanno scritto quest'estate per quanto riguarda appunto il libro, che mi hanno detto che se lo sono divorato, mi ha fatto molto piacere, come al solito io sono sempre molto contento su questa roba. E vi ricordo di lasciare un mi piace, condividere le sue cazzate, e noi ci becchiamo molto presto, non vedo l'ora di cominciare questa nuova grande adventure with all of you. Ve l'avevo detto che avrei delivered, e sono tanto contento di sentire cosa ne pensate voi. Fatemi sapere. Pizzi out e buon 2024.